schifo! Scusa, dice Annabella, intanto sei uno screanzato, perché non si dice che schifo un maglione nuovo. Ah vabbè, dice Jeff, ma fa schifo! Senti Ciccio, gli dice Annabella, non è che se una cosa non la conosci devi dire che fa schifo, sei semplicemente invidioso. Capite che nessuno avrebbe mai immaginato che io sarei diventato uno scrittore, né la mia mamma, né il mio papà, neanche la mia maestra. Appoggia delicatamente il registro sulla cattedra e dice: oggi bambini facciamo un pensiero in tema libero. Dico: no, capisco che devo scrivere meglio, no? Ma mi agito, e più mi agitavo meno mi venivano le idee, e meno mi venivano le idee più mi agitavo. Però non è il quaderno, è proprio il libro. È stato il libro. Il libro mi ha fatto cambiare idea sulla scrittura. Fate lo sguardo da duri. Non da scemi, da duri! Sì, vabbè, è stata colpa dell'altra fiaba che stiamo per raccontare, che è i tre tortellini. Ha visto Biancaneve? Lo sa che le bugie fanno crescere il naso. Beh, devo darle questa mela deliziosa. Voglio vederla. Per carità, piuttosto mi mangio tutte le focaccine con i pinoli e l'uva sultanina. Che coraggio. Ma di fatto che Marino si avvicina a Chiara e quel pomeriggio andarono insieme dal mago, e allora dal mago fecero una principessa su un castello, un drago che voleva rapirla. Se noi ci mettiamo di impegno a fare una cosa positiva, possiamo salvare il nostro pianeta. Anzi, possiamo salvare la nostra presenza su questo pianeta, perché piantò così le 100 piante con estrema cura. Lui non se ne curava, perseguiva ostinatamente il proprio compito, quanto semplice. Ma ridiscendendo al villaggio di discorrere acqua agli uccelli che a memoria d'uomo erano sempre stati secchi. L'anima mi si riempie di rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Pensiamo che sia importante attraverso la cultura presidiare tutti gli spazi della città e anche far conoscere personaggi e persone che sono state davvero importanti per la nostra storia. Tutti i vari momenti che abbiamo vissuto in queste 3 settimane, sapete che stiamo investendo molto sulle attività per i bambini, quindi io vi ringrazio per essere qui. Non sapeva volare, ma da un suo lungo viaggio aveva tenuto con sé un aggeggio strano, che faceva dei salti così alti che forse l'avrebbero portato fin lassù. La mia casa è come la mia anima, piccola fuori e profonda dentro. Se sei così coraggioso e ti vuoi affacciare ad una delle mie finestre, preparati ad una tempesta che si scaraventa sull'infinito. Luna si affaccia alla finestra della casa di quello strano ragazzo. Entra piano nella sua stanza, poi sorride.
Lui dorme.